Salve a tutti, benvenuti ragazzi dal vostro Sharp 79. Siamo qui in questo vlog video tag perché sono stato taggato dal mio amico One Returner, che mi ha taggato nel vlog, nel video tag, diciamo. Quanto sei nerd? Allora, io non mi ritengo di essere nerd assolutamente, sarebbe un insulto ai nerd veri, cioè proprio io proprio nerd zero. Però voglio rispondere a queste 15 domande perché sono domande molto interessanti, magari per farvi sapere qualcosa in più di me, e poi taggerò altre 3 persone. Cominciamo con la prima domanda. A che età hai iniziato a usare il PC? Io ce l'ho scritto qua davanti. Allora, a che età ho iniziato a usare il PC? A 9 anni, ragazzi. Io a 9 anni mi sono fatto regalare per la comunione il Commodore 64. Quindi io ho cominciato con il Commodore 64, ero malato, malatissimo per i simulatori di volo. Io giocavo a F-16 Fighting Falcon, che ci metteva tipo 40 minuti per caricare solo il gioco e poi andava un fotogramma al secondo, era qualcosa di allucinante. Quindi ragazzi, io sono cresciuto dal primo PC, cioè io poi quando andavo a scuola c'è stava il 286, pensa, io al secondo superiore c'era il 286, poi ragazzi al quinto superiore, io ho 36 anni, ok, c'è stava il 486, ragazzi, quindi io il massimo che ho avuto a scuola come PC è stato il 486 a 100 MHz, cioè 100 MHz, se vi rendete conto, cioè si parla di 20 anni fa, ma è così. Adesso poi, seconda domanda, quando hai iniziato invece a navigare sul web e perché? Allora, io ho iniziato a navigare sul web quando ero proprio pischello, praticamente, cioè, avevo 18 anni, praticamente, c'è stavano i modem, ragazzi, io c'avevo Tiscali come linea a casa, che facevo al... io ero entrato già al ministero, quindi al lavoro c'è stava... al lavoro c'è stava la linea telefonica, io mi portavo il modem dei Tiscali, mettevo i dati miei e mi riuscivo a collegare con i PC del lavoro, che non vi dico che PC erano assolutamente, cioè i proprio i 386 c'è stavano, calcolate, e mi riuscivo a collegare con il modem tramite linea... quella normale, quella classica 56k, quella pi 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 pi, quella che si sente il rumore tipo i fax. Quindi figuratevi a che punto stavo io poi la linea l'ho viste tutte. Poi c'ho avuto un negozio dei PC, di informatica, sponsorizzavo Fastweb, ho sempre avuto Fastweb per tantissimi anni, poi Fastweb ha rallentato invece di aumentare la linea, quindi ho cambiato operatore. Quindi ragazzi, io le linee me le sono viste tutte, dalla 56k alla ISDN, alle prime ADSL, quelle a 2 mega, alle ADSL quelle a 2 mega più, quelle che andavano a 4 mega, 5 mega, 6 mega, fino ad ora ragazzi che abbiamo le super linee 20 mega, 100 mega, fibre ottiche, quindi figuriamoci, io sono proprio veterano di queste cose. Poi, allora, terza domanda, quante ore passi online al giorno? Sempre, anche se io sto a dormire, il PC mio è sempre acceso ed è online, quindi io sto sempre online, calcolate. Cioè pure la notte, quando faccio la notte, la prima cosa appena arrivo in ufficio accendo il PC e mi collego online, cioè tutto, quindi cioè io ci sto online su 24 ore al giorno, ci sto 12 ore al giorno. Sì. Ecco il cane che abbaia, ti spezzo i reni, non c'è problema. Quindi ragazzi, 12 ore al giorno online non so poche, ve l'ho detto poi, già ve l'ho fatto nel video precedente, chi c'ha sto callo, c'ha sto buco sulla mano, vuol dire che sta veramente tutta la vita davanti al computer. Poi, quale dispositivo console preferisci per giocare, esempio PC, PS4, DS, cellulare, eccetera? Allora, dispositivo che io... Allora, tra le console, la PSP, perché io la PSP ce l'ho dalla prima uscita, feci un pre-order 2 mesi prima che uscisse in Italia la PSP, pensate. C'ho ancora quella, la versione giapponese, ho sempre giocato con la PSP. Ma io sono un PC gamer, ragazzi, cioè io avevo anche la PlayStation 2, ma io non ho mai speso soldi per la PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, 360... perché sono PC gamer, ho sempre investito i miei risparmi sul PC, quindi ho sempre avuto PC abbastanza potenti, ho sempre avuto il super computer, ragazzi. Purtroppo voi dovete sapere che le console sono più economiche, anche se i giochi costano di più. Sul PC è più facile rimediare giochi, ma il PC le costa 10 volte di più di una console, un PC decente tipo il mio, un PC da gaming vero, ok? Solo che il PC, ragazzi, vi dà quel dettaglio in più, quella velocità in più, la possibilità in più di fare le cose che purtroppo le console non c'hanno. Però è sempre una questione di disponibilità economica, perché poi alla fine se uno non c'ha i soldi, io gli consiglierei fate una PlayStation 4 che c'ha la grafica da paura, i giochi che stanno a fare sono bellissimi, avete visto anche del 3 2015 che giochi che tirano fuori, quindi alla fine io se fossi uno senza una lira, cioè nel senso che non posso spendere 3.000 euro per farmi un PC come il mio, mi farei una bella PlayStation 4 e giocherei comunque a tutti i giochi che mi pare. Poi adesso, prossima domanda, quali sono i due videogiochi preferiti? Allora ragazzi, i miei videogiochi preferiti sono innanzitutto i sparatutto in generale, ok?
Poi lo sapete, io sono malato per i Gundam, ultimamente ho puntato tutto il canale sui giochi dei mech, dei robot, sui Gundam, queste cose così. Però io, a me piacciono i giochi di corse, sparatutto, sono tantissimi giochi che piacciono, a partire da Crisis. Però per me il calcio dei giochi sparatutto rimane sempre Crisis, cioè dall'1 al 2 al 3 al 4 al 5, tutti quelli che faranno Crisis, ragazzi, è il top dei giochi sparatutto. Quindi per me Crisis è uno dei giochi fatti meglio che possa esistere sul PC in generale, perché proprio anche a partire grafica, la fisica e tutto il resto. Poi, che anime o cartoni animati preferisci o preferivi? Ragazzi, io da ragazzino erano drammatizzanti i cartoni animati che c'estavano Heidi che ti faceva male, c'estavano quell'horror Ben nemico del male, la Bera, Ben e Bera, poi c'estavano c'estavate tutto, ragazzi, quando ero piccolo io. Però diciamo che normalmente io ho sempre seguito, quando ero ragazzi, Robotech, Gundam, queste cose qui. Quindi diciamo, ovviamente, perché sto fissa anche con i Gundam, io preferisco i giochi anime, quelli dei mech in generale, quelli dei Gundam, queste cose, i giochi e i fumetti e i film manga, oltretutto, che parlano su questi argomenti. Comunque, che io quelli normali tipo Naruto, questi qua, io non li conosco proprio, sarò ignorante. Infatti per questo io non mi ritengo essere assolutamente nerd, perché non so proprio minimamente. Quindi Gundam, per me sempre Gundam al 100%. Poi, guardi ancora cartoni d'anime? Sì, diciamo ultimamente ho ricominciato insieme al mio amico Maximilian Termito a guardarmi le puntate del Gundam Unicorn, perché non le avevo viste, sono bellissime. Ma in generale diciamo che mi guardo i Gundam, cioè sto a dire, non è che mi guardo gli altri anime, queste cose così. Quindi ragazzi, però anche se mi piacciono tantissimo, il problema è che c'ho poco tempo e non mi posso mettere a vedere un'ora e mezza, due dei film. Diciamo che gli anime sono belli, a me mi fanno viaggiare, tutte le cose che fanno, le cose giapponesi, le cose strane, poi a me mi fanno pazzi. Però ragazzi, c'ho poco tempo, quindi io cerco di seguire quelli che posso. Attualmente sto guardando gli anime di Gundam, dello Unicorn, che sarebbe il video quello a 10 puntate, tutta la serie di Gundam Unicorn. Poi, come consideri la gente che fa cosplay e partecipa alle convention? Come le considero? Loro hanno quella passione. Diciamo, i cosplay sono bellissimi, perché io ne ho visti alcuni allucinanti, ragazzi. Se il cosplay è fatto bene, è veramente spettacolare il cosplay. Mi piace sta gente che c'ha sta passione, c'ha il coraggio di vestirsi, fa, come dice anche Warren, di fa la schiuma quando fa caldo con tutti i vestiti e peggio cose addosso. C'è stanno le peggio fregne, anche i ragazzi, non so da meno, nel senso che comunque alla fine se vestono bene, c'hanno dei vestiti bellissimi. Quindi io sono molto d'accordo con il fatto dei cosplay, anzi secondo me è anche troppo poco diffuso in Italia, perché in Giappone è una cultura calcolata. E i cosplay è una cosa molto 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 figa. Io preferirei vestirmi, invece che da Jason, preferirei vestirmi da un pilota di Gundam, ad esempio, anche se ho la panza, ma è la stessa cosa. Poi, chi è che partecipa alle convention? Fanno benissimo a partecipare alle convention, perché quelli che c'è la possibilità che sanno di essere un bel cosplay, fanno benissimo a partecipare alle convention. Io, se ci avessi tempo a disposizione, ci andrei a tutte le convention, cioè tutte proprio, non me ne farei in saltare nemmeno una, anche solo come spettatore da lontano, per andare a vedere, ma lo sfizio è sempre quello. Poi, non una domanda, ti piace leggere manga e fumetti? No, perché io in generale non leggo proprio, manco quando andavo a scuola. Io avevo i libri ballati, li rivendevo l'anno dopo, successivo, tipo del secondo al terzo, lo rivendevo ancora col cellophane. Perché ragazzi, a me non piace leggere i libri, cioè, non piace la carta, ok? A me piace leggere su un monitor. Allora, se mi date una storia da leggere qualcosa su un monitor, io me leggo tutto. Io quando mi serve qualcosa che voglio sapere, vado su internet e me la trovo, cioè me la leggo anche 30 pagine. Ma libri, manga e cose varie, ragazzi, non li ho mai letti a partire da quando andavo a scuola, quindi non ci posso fare niente. Poi, che genere di libri ti appassiona di più? Nessuno, perché non li leggo, quindi ragazzi, proprio nessun libro non li leggo proprio. Quali sono le tue serie TV preferite? Allora ragazzi, io non seguo tantissime serie TV, ma le mie preferite sono, diciamo, Walking Dead, che è la più bella in assoluto secondo me. Walking Dead, poi stavo in fissa con Lost, ma Lost poi è diventato un calderone, una caciara totale, quindi comunque secondo me la migliore in assoluto, ragazzi, è The Walking Dead, perché è la più bella in assoluto, specialmente le prime, la prima serie e la seconda serie, poi dopo hanno esagerato, vabbè, ma Walking Dead secondo me è la migliore. Poi, qual è il tuo film preferito? Ragazzi, i miei film preferiti, ce ne sono tantissimi dei film, ragazzi, io ho 36 anni, sapete quanti ne ho visti tra vecchi, nuovi, comunque diciamo che sono tanti. Tra tre sceglierei, che ne so, i tre top secondo me sono Blade Runner. Voi siete giovani, non lo sapete che vuol dire quel film. Chi non l'ha visto, se non andasse a vedere Blade Runner. Blade Runner è bellissimo, ragazzi. Poi film di guerra, che ne so, tipo Salvare il soldato Ryan. Quello secondo me è il meglio di tutti, perché è una storia spettacolare. Il film è fatto benissimo, vi fa capire quello che è successo il giorno del D-Day. È qualcosa di incredibile, ragazzi, quel film è spettacolare. So che molti di voi l'hanno visto, ma chi non l'ha visto, se non andasse a vedere, perché Salvate il soldato Ryan è un cult proprio tra i film di guerra, che vi racconta proprio la crudeltà
e l'impegno che c'era per cercare di sconfiggere i tedeschi, perché a quel periodo sapete benissimo che i tedeschi stavano a fare un macello, e noi dobbiamo ringraziare in parte gli americani, perché senza di loro non saremmo andati da nessuna parte durante la seconda guerra mondiale. Poi il terzo film è La vita è bella di Roberto Benigni, perché ragazzi quel film è spettacolare, Roberto Benigni è un grande, lo sapete, cioè a chi non piace Roberto Benigni non ci ha capito un cazzo della vita. Quello è uno dei migliori film italiani secondo me mai stati fatti nella storia del cinema italiano, perché La vita è bella di Roberto Benigni ve lo dovete vedere, solo dopo che ve lo siete visto lo potete commentare perché è spettacolare. Poi qual è? Quale cellulare possiedi? Ne sei soddisfatto? Ragazzi, io ho un Asus Pad Mini 4,3 pollici, che praticamente è il telefonino che si clona col tablet. Già ve l'ho fatto vedere in qualche occasione, vedete, questo è il tablet, ok, vedete, questo è il tablet dell'Asus. Poi io di lato faccio così, guardate, faccio così e sfilo il telefonino, vedete, si infila, cioè praticamente è un telefonino che diventa tablet. E quando corre c'ha 2 giga di RAM, è una bestia, per me va benissimo. Comunque secondo me è un ottimo telefono, non lo cambierò mai, quindi tanto io comunque non c'ho la SIM, io non c'ho il numero, io lo uso come computer, come tablet, non è, cioè a me non mi serve telefonare, pensa quanto sono matto io. Poi ragazzi, penultima domanda, cosa ti piace della tecnologia? Cosa mi piace di più della tecnologia, ragazzi, a me? Come ha cambiato il mondo? Cioè io sono amante della tecnologia, l'ho studiata, ho visto che progresso c'è stato in 20 anni, in 30 anni il progresso è stato qualcosa di allucinante, sarà sempre migliore. La tecnologia che cosa ha fatto? Ha fatto sì che le nuove generazioni sono molto più intelligenti, ragazzi, io lo vedo, io ho i nipoti piccoli, ho tutti amici insomma che hanno 15, 16 anni, 18 anni, anche ragazzi che mi seguono sul canale e tutto quanto, che io ho visto che grazie alla tecnologia, ai computer, ai videogiochi sono molto più intelligenti di quanto lo ero io a 4, 5, 6 anni, 7 anni, cioè io ero mongoloide, calcolate, fino a 15 anni. Poi tramite i videogiochi sempre più avanzati sono diventato intelligente. Quindi ragazzi, la tecnologia fa bene, ok, fa bene a tutti, sempre che questa tecnologia non abbia delle ripercussioni, nel senso che per sviluppare questa tecnologia distruggiamo il pianeta, facciamo cose che prima non facevamo più, ragazzi, la mentalità delle persone è cambiata, la tecnologia c'ha i pro e i contro, la tecnologia può aiutare tantissimo l'umanità, perché la tecnologia, ragazzi, può andare a nostro favore se la sappiamo sfruttare e utilizzare nel modo migliore. La tecnologia potrebbe essere anche un'arma di distruzione di massa e quindi essere la causa anche dell'estinzione dell'umanità. Voi lo sapete, perché voi sapete che cosa sta succedendo ultimamente, no? Cioè abbiamo tutto, cellulare, però la gente si impazzisce, ammazza la famiglia, oppure arriva il temporale, la grandine, lo tsunami, il terremoto. Vedete, ci sono delle cose che non combaciano, che non vanno tanto d'accordo con la tecnologia. Sfruttiamo questa tecnologia per migliorare il nostro pianeta, per farlo stare bene, per sfruttare tutte quante le possibilità che ci abbiamo. 15ª domanda, tagga chi vuoi, io taggo, ragazzi, perché tanto che non li sento, videogames74, poi taggo Giangimeno, ossia il mio amico Giangi, e poi taggo SDR scazzoni di ROM. Quindi amici miei, se volete fate questo video, rispondete a queste 15 domande, ve le linko sotto al video tutte quante. Un bacio del vostro Chap 79. Quanto sono nerd? Non sono tanto nerd, ragazzi, ma sono abbastanza veterano. Ciao belli!